Dialogando, terza serata, questa bellissima rassegna del comune di Parabiago che vuole dialogare con autori e giornalisti. Siamo in compagnia dell'assessore alla cultura Barbara Benedettelli. Barbara, come sta andando questo progetto? Guarda, questa sera devo dire è andata benissimo, c'era tantissima gente, c'è stato anche il coinvolgimento del pubblico con la parte finale in cui il pubblico può fare delle domande all'autore, c'è stato anche proprio un dialogo tra l'autore e il pubblico ed è proprio quello che si vuole con questa rassegna, dialogando, il dialogo tra l'autore e il giornalista sul palco, ma è un dialogo anche rispetto a noi stessi, quindi un dialogo anche interiore alla fine che viene suscitato proprio da quello che si racconta e sono sempre questioni legate alla politica, all'attualità e anche, non so, la settimana scorsa, giovedì scorso, abbiamo presentato un libro, Colpevole Silenzio, che parla di bullismo, è stata presentata una storia vera di un ragazzo che a causa del bullismo si è suicidato ed è stata anche quella una serata molto forte, molto importante, anche perché sono state date molte indicazioni ai genitori, ai nonni per individuare i problemi che i ragazzi possono vivere in questo senso e anche per cercare poi di aiutarli a uscirne. Questa sera abbiamo fatto un viaggio nell'attualità, possiamo dire, con Mario Giordano e appunto interagendo anche col pubblico. La sua impressione? L'ho già detto, sono contenta, è andata bene la serata. Poi Mario comunque è uno sanguigno e quindi ti obbliga anche in un certo senso un pochettino, insomma, a ragionare su quello che vuoi affermare. Grazie Barbara. E gli appuntamenti con Dialogando continuano? Sì, la prossima settimana abbiamo Gianluigi Nuzzi con il suo libro Predatori. Gianluigi Nuzzi è il conosciuto come conduttore di Quarto Grado, la trasmissione di Rete 4 sul crime, e Predatori